l'ho aggredito perché mi perseguitano e mi spiano. È comparso ieri davanti al GIP del Tribunale di Rimini Valerio Amato, il trentenne originario di Roma ma residente a Rimini, accusato di tentato omicidio aggravato dall'odio razziale, dai futili motivi e dall'utilizzo di un coltello per aver massacrato il 25enne nigeriano Emmanuel Namani. Ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale Infermi, l'aggressore ha parlato davanti al magistrato ammettendo quanto accaduto la sera del 22 marzo a Marina Centro. Il trentenne ha aggiunto ulteriori particolari, sostenendo di aver agito in quella maniera in quanto si sente continuamente perseguitato e spiato. Una vicenda controversa che non avrebbe quindi nulla a che fare con il razzismo e con la xenofobia, ma piuttosto con un problema di disagio mentale dello stesso Amato, il quale, secondo alcune indiscrezioni, raramente usciva dalla propria abitazione proprio a causa delle sue manie di persecuzione che vedevano protagonisti i soggetti più disparati. Gli stessi legali del trentenne chiederanno una perizia psichiatrica per valutare le capacità di intendere e di volere dell'aggressore, che in passato era già stato seguito dal centro di igiene mentale. Il giudice ha comunque convalidato il fermo e disposto la misura cautelare del carcere, anche se attualmente Amato è ancora ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale Infermi di Rimini.